Sono qui a San Zenone degli Ezzellini per fare un saluto eh, natalizio alle mie parrocchie, ma non solo, ma anche a tutta la gente che abita in questo territorio e a tutti coloro che ascoltano. Colgo intanto subito l'occasione per fare un saluto e un augurio di buon Natale agli ascoltatori di Radio Luce e a quanti ci vedono su Radio Luce TV. E... Proprio su quella che è la novità di un bambino che arriva eh, e arriva in una casa e porta sempre novità, tanto è vero che eh, per i genitori, per tutti coloro che, che accolgono questo bambino, c'è sempre qualcosa di nuovo. Penso che questo Natale possa diventare un motivo per sentire che davvero questo Signore che si fa bambino in maniera indifesa per entrare nelle nostre vite ci chiede di accoglierlo, di volergli bene. E non solo ma di, ci chiede di vedere come l'amore di un bambino è sempre incondizionato. Per cui l'augurio è proprio questo, quello di un'accoglienza grande, un'accoglienza verso tutte le situazioni che ci troviamo, anche quelle situazioni scomode che ci mettono un po' in crisi, come l'accoglienza magari dei nostri fratelli immigrati che sono numerosi in questa, in questa zona e me ne sono reso conto in questo mese e mezzo che sono arrivato nelle due parrocchie, ma l'accoglienza anche di tutte quelle famiglie in difficoltà, delle persone sole, di tutte quelle persone che non ci devono mai eh, lasciare eh, tranquilli. Per cui è anche un po' un augurio eh, per un Natale un po' scomodo, perché possiamo ricordarci che non sarà mai Natale fino a quando tutti non sapranno eh, trovare qualcuno che li va a trovare, che gli va a fare gli auguri. Per cui l'invito che sentivo mentre questa mattina venivo qui eh, per, questa, per questa intervista era proprio questo, quello di invitare tutti quanti a mettere eh, il loro cuore vicino alle persone che ci sono intorno a casa. Tante volte basta uscire e dire buon Natale e il cuore si riempie già di gioia. Per cui proprio questo è il mio augurio, che davvero i nostri auguri non siano solo per le persone che stanno bene, ma perché siano per tutti coloro che incontriamo. Sia un modo per dire guarda, tu sei prezioso per me, è quello che fa Gesù quando entra nella nostra vita e ci dice... Tu sei prezioso per me e mi metto nelle tue mani come un bambino, perché so che tu puoi prenderti cura di me e io potrò prendermi cura di te. Eh, rivolgo anche un saluto particolare, un augurio di un buonissimo Natale anche a tutte le persone che sono emigrate all'estero, perché so che attraverso Radio Luce TV, via internet, via streaming, tante persone ci ascoltano da paesi lontani e portano sempre nel cuore la loro terra. Per cui un augurio di un buonissimo Natale anche a voi. Eh, sentite che Gesù eh, non ha problemi di distanza perché l'amore ci unisce tutti quanti, per cui la distanza viene coperta velocissimamente. Come gesto buon augurale per tutti quanti, proprio ricordando che il Natale è un po' la festa della luce, voglio accendere eh, da questi ceri eh, queste due candele a forma di angelo, perché l'annuncio che portano gli angeli, gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà, sia anche l'annuncio di questo buon Natale, davvero buon Natale a tutti quanti, ancora una volta.